Cari amici di Lupocchio, benvenuti ad un altro appuntamento in compagnia di iPhone 5 e le sue custodie. Esistono 3 miliardi di custodie per questo dispositivo. A parte scherzi, ne esistono davvero tante di tutti i tipi. Questo è l'iPhone 5 senza custodia, come potete vedere. Pellicolato fronte, retro. La pellicola sul retro è una pellicola cinese bruttissima, infatti piena di bolle, domani mi arriverà un Invisible Shield. Vediamo la prima custodia, che è quella della Belkin. Questa è la custodia che io uso tutti i giorni. È una custodia per me perfetta, anche se non lo fa apprezzare in tutto il suo splendore, però lo protegge integralmente. Ed è anche carino il colore. Poi abbiamo quest'altra custodia, sottilissima, è una slim slim che più slim non si può, della Pinio. Come possiamo vedere, se ci andiamo a mettere il dispositivo dentro, è talmente sottile che davvero diciamo non ha proprio spessore. Però attenzione, che qui lascia il dispositivo scoperto. Voi direte: vabbè, ma che fa? Il problema è questo, ragazzi, che questo dispositivo appena lo guardi si graffia, e in particolar modo questa cornice, non so se si può vedere dalla fotocamera, questa cornice nera praticamente si graffia davvero molto molto facilmente, quindi questa è bella, però fa graffiare il telefono, secondo me. Almeno in questa parte qui. Poi andiamo a vedere altre due custodie, che sono questa qui, carina, della... Che marca è questa custodia? In case. Che diciamo è davvero ben fatta, però lascia scoperto l'iPhone nella parte superiore e posteriore, quindi si shipperà qui e qui, è matematico. E poi abbiamo questa, che anche è carina, che è trasparente, però attenzione, è in silicone, cioè ha i bordi nella parte anteriore e posteriore, quindi l'iPhone non si graffierà, soltanto l'unica cosa, questa custodia nella parte posteriore si microsegnerà, perché è un materiale, insomma, come potete vedere anche dei riflessi, basta appoggiarlo e si microsegna, però fa vedere il telefono. Queste sono le mie quattro custodie che utilizzo, diciamo, abitualmente, anche se, come detto, la migliore per me è questa qui della InCase. Da Lupocchio è tutto, ci rivediamo alla prossima video recensione.